buonissimo caffè a tutte quante. E eccomi ritornata con un nuovo video. Oggi sono qui per registrare un video che sicuramente avrete visto 250.000 volte. A me fa sempre piacere vedere questa tipologia di video qui. E so che penso sia tipo dall'anno scorso che sia appunto una tipologia di video richiesta da voi. Allora, oggi sarò qui a mostrarvi appunto che cosa c'è nella mia borsa. Questa è una tipologia di video che so che piace a tantissimi di voi. Lo vedo come un video abbastanza leggero da vedere, ma che secondo me guardare o curiosare dentro le borse degli altri può essere sempre utile, perché c'è sempre, cioè io in ogni video cosa c'è nella mia borsa vedo sempre qualcuno che ha un qualcosa che poi alla fine dico wow, no vabbè, lo voglio anch'io. Col fatto che io appunto viaggio tra Milano e Monza, vado in giro con lo zaino o vado in giro con la borsa. Ultimamente sto andando in giro con la borsa. Generalmente vado in giro con lo zaino perché magari ho libri e cose del genere, però lo sapete che sono a casa dall'università, quindi alla fine ne approfitto e utilizzo la borsa. Volevo farvi vedere appunto che cosa c'è dentro nella borsa di Michael Kors. Questa qui è una borsa che presi a New York nel 2015. Due cose che generalmente o ce le ho addosso oppure stanno dentro tipo la tasca della giacca, soprattutto perché ancora non fa tanto caldo, ecco. Uno, il mio cellulare e ovviamente i miei occhiali da vista, che ho deciso di levare perché sennò voi vedete tutto il riflesso della ring light e non mi sembra il caso. Ultimamente appunto sto utilizzando questa borsa qui di Michael Kors e diciamo che ultimamente sto mettendo un po' tutto a caso, perché tendenzialmente esco con delle borse piccoline, non so come mai ultimamente mi è ritornata questa passione per le borse grandi. Comunque, una cosa che non può mai mancare ovviamente è la custodia degli occhiali. Vabbè, facciamo finta di metterli in ordine, con anche la pezzettina dentro. Poi un'altra cosa immancabile è lo spazzolino portatile e il dentifricio, che io di solito rifillo, sì. Ho un modo stranissimo di rifillare questo. Prendo il dentifricio normale, li faccio combaciare i buchi e poi inizio a schiacciare finché non si, trasferisce dentro qui. Il libretto della macchina. Allora, poi attaccata alla borsa, diciamo così, c'è questo, questa pochettina, che generalmente è una pochettina che io sposto di borsa in borsa. Cioè non sto qui a farvi vedere tutto, ma comunque generalmente tengo le lenti, i salvaslip, questi qua piccini così che non si sa mai se servono o meno. Qua vabbè c'è un riopangel, cioè ci sono tipo i farmaci, non so, la tachipirina, l'imodium che io tengo sempre. Ok? C'è l'Occitask, tutte queste cose qui, e c'è anche una cremina dell'Occitane piccina. Le salviettine umidificanti. Le chiavi. Allora, queste qui sono le chiavi della macchina e volevo farvi vedere, dato che comunque sia, ve lo feci vedere tipo, aiuto, vediamo se riesco a zoomarvelo. Comunque è un portachiavi che mi ha regalato Marco, che ho scritto appunto anche le nostre iniziali. Ma non si vede. Comunque questo, e qua c'è il calendario con su all'interno evidenziata la data del nostro anniversario, che poi vabbè, qua c'è, questo è l'8 settembre del 2018, però in teoria il nostro anniversario non è l'8 settembre, ma diciamo che l'abbiamo scelto un po' per convenzione. Poi qua io tengo le chiavi tutte raggruppate così, ma proprio brutte, vabbè, con il mio ciuccetto. Questo qui era un mio ciuccio di quando ero piccolina. Chiavi di casa di Marco, chiavi di casa dell'armadietto, se mai dovrò andare in tirocinio, non lo so. E qua ci sono dei calzini che non c'entrano niente in teoria. Un'altra cosa che ho preso di recente, e penso che poi farò un video proprio a parte di tutti i prodotti Apple che ho, è che volevo parlarvene un pochettino da inesperta, diciamo così. Mi sono presa le AirPods, le cuffiette senza il filo della Apple, e ho preso anche la custodietta piccolina. Devo dire che sono strautili, ma veramente molto utili. Vabbè, questo è il mio caricatore. Qua dentro tengo su la mia pillola. Allora, veniamo al portafoglio. Questo qui è il portafoglio che sto utilizzando veramente da, penso, un anno e mezzo, quasi due anni forse. No, diciamo, no, forse un anno e mezzo. È un portafoglio mignon perché vedete, è della Furla, che ho preso appunto non scontato. Mi era costato ai tempi 90 euro se non mi sbaglio, solo che volevo troppo un portafoglio della Furla. A me il marchio Furla piace tantissimo, lo so che è un marchio da vecchi, però a me piace veramente tantissimo, e volevo che fosse un portafoglio compatto, piccolino, perché ormai non riesco più ad utilizzare i portafogli quelli giganti. Diciamo che infatti ne ho un sacco lì lasciati a macerare. Fino a settimana scorsa
c'era il sole e quindi ovviamente i miei occhiali da sole immancabili, Ray-Ban, questi qua classici. Piccola borraccia, di solito vabbè, o utilizzo la borraccia quella grande da 500 oppure utilizzo questa da 250. Altra cosa che sinceramente io ci vado sempre in giro è uno, lo spray al peperoncino, ed è una cosa che consiglio praticamente alla maggior parte delle donne. Lo spray al peperoncino so che si può trovare anche tipo d'acqua e sapone, questo mio padre forse l'ha preso dal ferramento, una cosa del genere. Qua vabbè, a dire la verità c'è un po' di roba, c'è un coltellino che di solito utilizzo per tagliare la mela, per tagliare in generale. Poi ci sono anche altre cose, cioè tipo un cacciavite, se non mi sbaglio. Comunque anche questo è immancabile, ce l'ho sempre. Ce l'ho sempre soprattutto perché è anche utile proprio nella quotidianità, a mio parere. Ovvio, se vado in un viaggio lo lascio a casa, perché non mi faranno mai passare al metal detector o qualcosa del genere. Questa è una crema al mango di Vrochet. Chicche. L'igienizzante, che adesso questo state impazzendo tutti per cercarlo, però volevo dire solamente al popolo che non è che è per il coronavirus che adesso tutti dovete andare in giro con la mucchina, quello lo dovevate fare anche prima, ma dagli. Un pettine, questi qui sono i miei burri cacao e sapete che io sono super fedele alla Roche-Posay, al Chica Plus, questo qua. D'inverno avete gli spacchi qua ai lati della bocca, avete le labbra particolarmente irritate, cioè, ma io mi ricordo ancora benissimo quando andavo spesso in motorino d'inverno che ce le avevo proprio rovinate le labbra in una maniera assurda. Il Chica Plus della Roche-Posay era uno degli unici che veramente mi salvava. Altro Chica Plus, no, non scherzavo, questo è il mio Lash Advanced Lash Repair, è il mio siero per le ciglia che utilizzo. Uno lo tengo in borsa perché appunto quando magari vado su da Marco e mi dimentico almeno quello ce l'ho. Questo qui è nuovo, questo Chica Plus, sì, sono un po' ossessionata da questo Chica Plus. Una chiavetta, poi questo qui è un come si dice, sono le lacrime artificiali per gli occhi, soprattutto per me che spesso metto le lenti a contatto. Dentro questa borsa ci sono sempre questi orecchini che se mi seguite da 200 anni sicuramente ve li ricorderete. Ogni tanto, dato che questi li tengo sempre qui, ogni tanto mi capita di rivederli e me li metto direttamente se magari, che ne so, c'è un giorno in cui voglio cambiare o cosa. Qua c'è una fisiologica mono uso, diciamo così. Poi, un profumino che c'è sempre. Oh signore, è caduto. Era un campioncino di un profumo. Poi qua dentro c'è una... Questo qui è un lip crayon di Flormar, che è stupendo questo colore qua, veramente stupendo, a me piace tantissimo. E questo è anche opaco, bello, mi piace veramente, peccato che sia rotto il tappo. Comunque, tic tac, immancabili. Questi qui sono due integratori per la cistite che io di solito mi porto, se non ho le pastiglie ho queste qua nelle bustine. Qua ho, come si dice, il beige della mia università, di solito lo tengo dentro questo contenitore qui in plastica, diciamo così, perché mi serve soprattutto quando magari utilizzo il parcheggio studenti e ho sempre paura di far cadere la tessera. Quindi almeno questo è più grande, almeno faccio zac e sono a posto. E niente, la borsa è vuota, ho finito il video, spero comunque di avervi dato qualche spunto. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e se vi fa piacere seguitemi anche nel mio profilo di Instagram. Spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo nel prossimo video. Cheers!